Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovissimo video dedicato a The Sims. Oggi vediamo insieme questo nuovo game pack, The Sims 4 Avventura nella giungla, che non vedo l'ora di scoprire. Avventurati a Selva Dorada. I tuoi Sim possono provare cibi tradizionali, ballare al ritmo di nuova musica, seguire le usanze locali e acquistare arredi autentici. Vesti i tuoi Sim con abiti caratteristici che spaziano da completi ricchi di motivi colorati a vestiti resistenti e adatti alla giungla. Scopri un tempio nascosto, avventurati nei recessi di stanze misteriose dove i Sim potrebbero trovare cimeli inestimabili, tesori favolosi o andare incontro a un tragico destino. I tuoi Sim potranno tornare a visitarle per affrontare nuove sfide e scoprire altri tesori o trappole. Fantastico! Esplora la giungla. Con il loro equipaggiamento d'escursione, i Sim saranno pronti a inoltrarsi nella giungla e affrontare i pericoli alla scoperta di laghetti nascosti, siti di reperti e antiche rovine. Occhio agli ostacoli e alle insidie naturali, dalle api mortali ai ragni velenosi. No, vabbè. Poi abbiamo raccogli antichi reperti. I Sim possono estrarre dal terreno ed esaminare da vicino questi oggetti preziosi al tavolo archeologico per determinarne la qualità, ma non lasciarti ingannare dai falsi. Attenzione, attenzione. Quindi potranno avventurarsi in questo nuovo posto, Selva Dorada. Possono scoprire un tempio nascosto, potranno esplorare la giungla e raccogliere anche degli antichi reperti. Alcuni saranno di qualità, altri invece potranno ingannare ed essere dei falsi. Quindi bisognerà fare attenzione. Davvero bellissimo, guardate che bello. Questo è il tempio e questa invece è la giungla. Wow, non vedo l'ora di scoprire tutto. È settimana del triplo incentivo, tutta sulla soddisfazione. Cosa abbiamo questa settimana? Incentiva la soddisfazione, ritarda i bisogni. Vediamo un attimo. Solo questa settimana aiuta i tuoi Sim a guadagnare premi più velocemente e concedi loro più tempo per divertirsi. Molto bene. Ti basterà trovare la tua buona amica Jasmine, che darà al tuo Sim un triplo incentivo di soddisfazione e rallenterà i bisogni fisici dei tuoi Sim. Meno sortite al bagno, meno tempo trascorso a dormire e meno cibo ingerito significano più tempo per guadagnare punti e divertirsi. Questo farebbe molto molto comodo a Veronica della challenge 7 Toddler Challenge. Però al momento giocheremo invece con la nostra solita famiglia e non so ancora chi mandare in esplorazione, se Jessica e Mark, se Emma e Leonardo oppure se Tommy ed Emily. Devo ancora decidere, o magari mandiamo Sofia. Non lo so ancora. Comunque, vediamo un po' cosa abbiamo, cosa hanno aggiunto. In Crown Sim ci sono nuove acconciature, nuovi vestiti anche per i bebè, nuove scarpe, accessori, insomma ci sono un po' di cose, come ad esempio, che bellino questo cappellino, e anche un nuovo tatuaggio. Mentre in oggetti della modalità costruisci cosa abbiamo? Anche qua un bel po' di cose. Questi piani da lavoro, della radio, delle piante, insomma, parecchie cose. Finestre, un po' di cose dedicate al bagno, lavandino, vasca da bagno, dei vasi, insomma, ci sono un po' di cosine. Questo che bello, questo divanetto da esterno. Non vedo l'ora di scoprire tutto. Facciamo carica una partita e giochiamo con loro. Quasi quasi manderei Leonardo ed Emma ad esplorare la giungla, però prima di mandarli insomma in esplorazione volevo cambiare i loro abiti e mettere qualcosa di più adatto alla giungla. E poi ho notato che Laura ha bisogno di cambiare il pannolino, quindi magari vieni qua, cambia il pannolino sporco Leonardo un attimo. E ho fatto prendere entrambi un giorno di pausa da lavoro, anzi solo Leonardo, perché in realtà Emma oggi non lavora. Quindi fatto questo, ho cambiato il pannolino sporco, facciamo nutri con il biberon, poi chiamiamo una babysitter e mandiamo, facciamo venire qui una babysitter, insomma, e loro li mandiamo nella giungla, visto che sono soltanto le 7:30 di venerdì mattina. Magari vieni un attimo in bagno, che ne hai bisogno, usa. Lei invece non ha nessuna necessità, perfetto. Lui ha soltanto bisogno di andare in bagno, ottimo. Quindi facciamoglielo fare, intanto Laura si è addormentata.
Che dolce. Molto bene. Perfetto. Quindi fatto questo, io direi modifica il sim. Quindi direi di sistemare come prima cosa il look di Emma. Aggiungiamo un look sportivo e vediamo un po' cosa c'è di nuovo. Parti superiori, vediamo un po'. Facciamo per vedere tutto. Pack e facciamo... dov'è? Eccola qua, avventura nella giungla. Perfetto, questo è tutto quello che abbiamo di nuovo. Quindi c'è questo... questo top, c'è questa giacchettina, c'è questa maglietta con i fiori, c'è questo qui, il giubbino, questa camicetta maniche corte e questa camicetta legata in vita, che mi piace molto, devo dire. Quindi magari stiamo sul color jeans. Per quanto riguarda le parti inferiori, allora abbiamo la gonna, pantaloni lunghi, altri pantaloni e questi. Io li metterei questi qui che mi piacciono, con questo marsupio, diciamo, legato qui sulla coscia. E lo farei, allora c'è bianco che sta bene con la magliettina, oppure c'è rosa, c'è color sabbia, azzurrino, color jeans, grigio, insomma ci sono un po' di colori, arancio. Questo rosa mi piaceva, devo dire, però a questo punto cambierei la maglietta e la facciamo, vediamo così se sta meglio, oppure bianca, no, a quadri, no, facciamola di questo colore, questo bianco sporco. Ok, cambiamo le scarpe e vediamo, quindi pack. Così faccio prima trovare tutto. Soltanto queste scarpe. E mettiamole a questo punto grigie. Non mi piacciono molto con i pantaloni però. Quindi magari mettiamo i pantaloncini. Facciamo questi. O questi. Così. Mi piace come sta. Le acconciature nuove come sono. Ok, abbiamo questa. Madonna, com'è strana con i capelli corti. Poi abbiamo questa con la fascia, questa qui e questa. Io metterei quasi quasi questa, che dite? O questa qua? Dai, facciamo questa. Dopo ci sono anche questi capelli che hanno le sfumature con il codino dietro. Però no, preferisco questa con la fascia, anche se in realtà la preferisco con i capelli lunghi, però per questa avventura lasciamola così. Poi passiamo al look di Leonardo e vediamo un po', quindi aggiungiamo anche per lui un nuovo look. E come maglietta, come pezzo di sopra, mettiamo, c'è questo giubbino che non è affatto male con la t-shirt, c'è questo qui, c'è questa camicia, maniche corte. Questo mi piaceva molto e lo facciamo così. Questo. Pantaloni abbiamo questi qui, questi e questi. E a lui quasi quasi lascerei questi e li farei tipo di questo colore marrone scuro. Passiamo alle scarpe e mettiamo queste anche per lui. Lo lascio con i suoi capelli naturali, così lo preferisco, la sua solita acconciatura. Quindi fatto questo, andiamo ad esplorare la giungla. Fatto questo, direi che sono pronti per andare ad esplorare la giungla, però mi sono accorta che non c'è il quartiere Salve Dorada, se non ricordo male si chiamava così, quindi probabilmente dovranno raggiungerla tramite vacanza, unità familiare, vai in vacanza, mi sa di sì, proviamo così perché effettivamente non l'ho notata negli altri quartieri, quindi proviamo, vai in vacanza e andiamo ovviamente con Leonardo. Ok, vediamo un po'.
quindi non ci resta che andare a scoprire cosa c'è nella giungla. Andiamo! Wow, che bello! Allora, vediamo un attimo cosa c'è. Qui abbiamo, i Sim non possono andare in vacanza nei lotti non in affitto. Ah, ok, quindi prima di esplorare la giungla dovranno decidere dove alloggiare, dove soggiornare per qualche giorno. Abbiamo la stazione campale, luce naturale, addirittura 8 letti e 2 bagni, mi sembra esagerato. Poi abbiamo un bungalow nella giungla, 2 letti e 2 bagni, questo potrebbe anche essere aura romantica, pace e tranquillità. Qua abbiamo 3 bagni e 3 camere, anche questo mi sembra un po' grandino. Rifugio in collina, questo forse è perfetto. Abbiamo un letto e un bagno, però vediamo un attimo gli altri. Qui non si può andare, qui non si può andare perché è un bar, certo. E qua invece c'è tutto da esplorare, quindi io direi di andare qui. Aspetto solare e creature zampettanti, quindi probabilmente in questo appartamentino, in questa piccola casetta, ci saranno delle creature un po' che romperanno le scatole, come ad esempio appunto i ragni. Però direi che questo è quello migliore per loro, anche perché è quello che costa un pochettino di meno, quindi io li manderei qui. Però prima vediamo un attimo. Qua abbiamo la giungla di Belomisia, spero di averla pronunciata correttamente. La giungla è ricca di bellezze straordinarie e di pericoli nascosti. Gli avventurieri coraggiosi possono esplorare le rovine degli antichi omiscani. Qui i Sim abili e quelli equipaggiati dell'attrezzatura in vendita al mercato si troveranno a proprio agio, quindi si potrà anche acquistare l'attrezzatura al mercato. Cerchiamo poi di capire dov'è il mercato. Qui abbiamo invece la giungla vera e propria. Scopri i segreti della giungla. Gli esploratori determinati che si aprono un varco nella giungla più fitta possono scoprire luoghi appartati dove è possibile trovare tesori rari. Le leggende locali descrivono un tempio che si risistema misticamente nei recessi delle rovine omiscane. Ok, e qui cosa abbiamo? Non si sa, anche questo posto sarà da scoprire. Quindi, come prima cosa, direi di soggiornare qui. E facciamo quanti giorni? Forse un giorno è un po' pochino per esplorare bene la giungla. Quindi io direi di fare 3 giorni senza la bambina. Forse potevamo anche prenderla, però vabbè, lasciamola alla babysitter, alla zia, alla nonna, insomma da qualcuno, e andiamo. Prima di partire, allora, il servizio di babysitter si sta prendendo cura di Laura mentre i tuoi Sim sono in vacanza, buon divertimento. Grazie mille. Quindi, questo è il nostro appartamentino, la nostra casetta, la nostra dimora per qualche giorno. Vediamo un attimo com'è. Allora, eccola qua. È piccolina, ma è davvero fatta molto molto bene. Questo è l'ingresso. Perfetto. Abbiamo il cestino della spazzatura, abbiamo questo favoloso portico all'aperto dove c'è un tavolino, c'è una lanterna e c'è anche un fuoco dove magari si può soltanto accendere. E qua abbiamo la piastra, insomma, per cucinare. Esatto, la griglia per grigliare qualcosa. Entriamo nell'appartamento ed eccoci qua. Allora, da qua si entra e si va direttamente in cucina. Esatto, questa è la cucina, c'è il lavandino, c'è un microonde, c'è il frigorifero, piccola ma funzionale. Poi si va in questa stanza un pochettino più grande dove abbiamo il letto matrimoniale, una radio, e poi da questa parte invece abbiamo la zona salotto dove non c'è ovviamente il televisore perché avranno molto da fare, quindi non avranno tempo per guardare la TV. C'è un divano, delle poltroncine, c'è addirittura sono un po' di libri, quindi potranno anche leggere se vorranno. E poi c'è il bagno, ma per andare in bagno quindi si passerà dall'esterno. Perfetto, c'è tutto quello che gli serve. Io direi come prima cosa di fargli preparare qualcosa da mangiare, far colazione giusto un attimo. Quindi facciamo, prepara un pranzo al sacco. Sì, potranno portarsi magari anche qualcosa via. Io direi di sì, quindi prepariamo tramezzino al burro di arachidi. E prepariamo, Leonardo, tu prepari prepara un pranzo al sacco e tramezzino alle verdure. Prego, andate. Benvenuto nella giungla, Leonardo. Alcuni oggetti utili per l'avventura sono stati aggiunti al tuo inventario come parte del pacchetto a noleggio. Emma sta già preparando il suo tramezzino, ma lui invece no. Prepara un pranzo al sacco e prepara il tramezzino alle verdure. Perché non vai? Grazie. Comunque prima stavo leggendo, perché poi si è interrotta la videocamera, e se hai intenzione di esplorare la giungla dovresti anzitutto fare tappa al mercato.
e procurarti dell'altra attrezzatura. Ok, quindi non basta quello che abbiamo, era nel suo inventario, quindi vediamo cosa ci hanno dato. Abbiamo il repellente per ragni. Allora, leggiamo un attimo di cosa si tratta. Il dottor Parker ha sviluppato 8 difese scientificamente dimostrate contro i possessori di 8 zampe e di un massimo di 8 occhi. Le difese sono state ora integrate in questo pratico spray. Ok, quindi magari dopo lo utilizziamo, anche perché nel loro appartamento ci sarà probabilmente qualcosa che gli darà fastidio. Abbiamo il macete. Pensa che fetta di pane potresti imburrare con questa lama, potrebbe anche tornare utile per aprirsi un varco nella giungla. Quindi questo sicuramente ci sarà molto utile. Qua abbiamo la bocca di leone, una serie di boccioli piccoli e vividi, ne abbiamo addirittura 10. Lei invece ha qualcosa nel suo inventario, vediamo. No, a lei non hanno dato niente, è andato tutto soltanto a Leonardo. Ottimo, quindi vediamo se preparate i vostri tramezzini. Ma i tuoi dove sono finiti, scusa? Ok, quindi direi il tuo Leonardo mettitelo nell'inventario e così ce l'abbiamo. E il tuo dove è finito? Scusami, non l'hai preparato? Perché effettivamente qui non c'è da nessuna parte. Vieni qua e finisci, riprendi il tramezzino, dai. Brava. E mettiamo il tutto nell'inventario anche per te. Ok, così avete il vostro pranzo al sacco. E fatto questo, io direi di mandarli al mercato. Vediamo dov'è. Quindi cerchiamo di capire dov'è il mercato. Allora, qui no. Qui no. Questo è il museo, questa è la taverna. Eccolo qua. Mercato. Vieni a immergerti nello scenario di Selva Dorada. Procurati l'attrezzatura essenziale prima di dirigerti verso la giungla. Oppure rilassati, prova la cucina del posto e scopri la cultura locale. Fai un salto al mercato poco distante dalla taverna. La taverna è questa, quindi io li manderei qui e poi andiamo quindi al mercato. Ok. Eccoci arrivati. Allora, questo abbiamo detto appunto che è il bar, lo vediamo un attimo velocemente, la taverna, quindi vediamola un attimo, ecco qua, molto molto grande, quindi qui c'è la possibilità di mangiare qualcosa, parecchia la tavola, si può mangiare, insomma qua abbiamo i bagni, c'è un tavolino per giocare a scacchi. Anche di qua c'è un grande tavolo dove potersi sedere e rilassare. Ma vediamo dov'è il bar. Qua abbiamo un sacco di piante. Qui si esce dalla taverna. E qua è questo il bar. Il mercato. Viaggia qui con... No, questo qua secondo me non è un mercato. Ma dove sei? Dove sei? Mi sa che questo forse, vediamo un po', presentazione amichevole, proviamo e facciamo ordina del cibo, ordina una bevanda, vediamo ordina del cibo, ci sono un po' di cose, proviamo con questa, andate, e poi anche tu ordina e ordina espanadas de verde. Vediamo un po' com'è, se è questo. Qui invece abbiamo visualizza l'inventario, oggetti in tavolo da esposizione, ok. Qui visualizza l'inventario, libera il tavolo, metti nell'inventario, inizia la vendita per strada, ok. Ok, qui stanno semplicemente mangiando qualcosa adesso. Acquisita l'abilità di cultura. Emma sta iniziando a comprendere la cultura selvadoregna. Ora può chiedere delle bellezze del posto e saperne di più sul patrimonio culturale locale, mentre i cibi locali rappresenteranno una vincente avventura culinaria. E questo anche per Leonardo. Quindi io direi di informarci. Quindi facciamo presentazione amichevole. E anche tu facciamo chiacchiera delle bellezze del posto. Chiedi della giungla, vediamo un attimo.
Discute del patrimonio locale. Molti ragni e api hanno fatto della giungla la propria casa e non amano i visitatori. Se la tua logica è sviluppata a sufficienza, puoi attraversare cautamente la giungla evitando gli insetti pericolosi. Adesso perché sono a disagio? È fitta di gelosia per il tratto geloso, perché lei sta parlando con qualcun altro, vabbè. E poi sapore intenso per la cucina. I sapori locali si sono rilevati un po' troppo forti. Leonardo non è riuscito a finire l'intera porzione, ma col tempo ci si abitua. Prova a migliorare l'abilità di cultura, ok, e lei idem, esatto, sapore intenso. Quindi fatto questo, io direi di qualcosa abbiamo, potremmo prendere qualcosa come ad esempio qua cascata in bottiglia. Ah, però costa 65 simole, non sono tantissimi, però proviamo ad acquistarla. E poi prenditi anche il repellente, visto che a te non l'hanno dato. Qui invece cosa abbiamo? Il fiore, questo Leonardo ce l'ha. E questo cos'è? Esca per pipistrelli. Questo facciamolo prendere a Leonardo. Ecco qua. Grazie di aver acquistato la bottiglia, grazie a te. Acquista il tavolo? No. Chiedi dei nuovi arrivi. Poi facciamo presentazione amichevole, vediamo. Grazie di aver acquistato esca per pipistrelli. Se non trovi ciò che stai cercando, torna più tardi. Il nostro inventario cambia diverse volte al giorno. Ok, quindi hanno comprato qualcosina. Qui sotto cosa c'è? No, qui non serve, non si può comprare niente. Ok, quindi a questo punto, ecco, dai, mandale un bacio visto che sei geloso. Io direi, volevo utilizzare questo. Mettiamolo, vediamo dove possiamo appoggiarlo, tipo qui, vediamo, mettiamolo qui, perfetto. E poi, ah ok, però non è necessario utilizzarlo, metti nell'inventario. Ah no, infatti niente, mettiamolo nell'inventario. E a questo punto direi di visitare qualcosa. Questo cos'è? Scava, andiamo a vedere. E anche tu, vieni qui, che lei con chi sta chiacchierando adesso. Vai, vai, vai. Leonardo ha trovato un pezzo di calcare, dovrebbe contenere un fossile. Andiamo subito a vedere. Nell'inventario ce l'ha, eccolo qua, estrai un fossile. Leonardo ha completato lo scavo e ha scoperto un oggetto, un toposauro fossilizzato, ottimo. Quindi adesso direi di andare, qui cosa abbiamo? C'è qualcosa qui? No, è soltanto una lanterna. Direi di andare nella giungla a questo punto. Proviamoci, qui ci sono i bagni, esatto, sì. Dai, direi che al mercato abbiamo anche comprato qualcosina, quindi andrei ad esplorare la giungla, anche perché sono già, è già l'una del pomeriggio, quindi andiamo ad esplorare qualcosa di nuovo. E a questo punto li manderei, dove li mandiamo? Qui, mandiamoli. Ah, ma non possono andare qua. Gli esploratori determinati che si aprono un varco nella giungla più fitta possono scoprire luoghi appartati. Quindi forse come prima cosa, prima di andare qui, sarà meglio andare qui. Quindi devono entrare da qua. Quindi io li farei venire qui e poi ci spostiamo a piedi. Andiamo con Leonardo. Eccoci qua. Allora, innanzitutto, quindi abbiamo detto, cerchiamo di capire come arrivarci. Non ho ancora giocato, è la prima volta proprio che gioco con questa nuova espansione, questo nuovo game pack, e ancora devo capire un attimo come funziona. Quindi forse è da qua che si passa. Sì, infatti, facciamolo fare a Leonardo, vediamo. Apriti un varco con il macete. Apriti un varco con le mani, no, io direi con il macete, vediamo un po'. Guardate che bravo Leonardo. Piano piano. Qui si può fare qualcosa? Sì. Ecco qua. Leggi la lista dei preparativi. Vieni a leggere tu intanto che lui
rompe tutto. Piano piano serviva proprio il machete. È importante prepararsi ai molti pericoli che si annidiano nella giungla, portando con sé l'attrezzatura adatta. Rivolgiti ai venditori. Dove stai andando? È già partito lui. Rivolgiti ai venditori del mercato per vedere se hanno degli oggetti che possono tornarti utili. Gli oggetti esposti variano continuamente, quindi torna spesso a controllare se ci sono novità. Siamo partiti un po' male perché viticci carnivori. Leonardo sta facendo una piacevole escursione nella giungla quando improvvisamente sente le urla di un sim a poca distanza. Si precipita in direzione delle urla e scopre che un sim è minacciato da una pianta carnivora. Cosa deve fare Leonardo? Prende il sim e scappa. Crea un diversivo, una manualità più sviluppata garantisce risultati migliori. Lui praticamente ancora non ha fatto nulla. Confondi la pianta con il repellente per ragni. Io direi di fare questo. Ce l'abbiamo fatta? Alla disperata ricerca di un modo per salvare l'altro sim, Leonardo ricorre al repellente per ragni, l'azzardo paga e la pianta si ritira. Ce l'abbiamo fatta? L'altro sim è talmente grato da regalare a Leonardo diversi oggetti da lui raccolti. Grazie mille, grazie. Quindi, leggi l'avvertenza sul rischio di avvelenamento, assolutamente. Vediamo un attimo, perché qua abbiamo bisogno di un po' di attrezzatura che forse non abbiamo neanche abbastanza. Comunque, attenzione, in caso di avvelenamento, consulta i sim del posto per ricevere antidoti. Quello là è già entrato e noi praticamente non abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria. Quindi, adesso dove stai andando? Ad osservare. Ma non c'è qualcuno a cui possiamo chiedere qualcosa? Qui cosa abbiamo? Scava. Vediamo un attimo cosa c'è qui. Acquisita l'abilità archeologica. La nuova abilità archeologica di Emma le consentirà di scavare nei cumuli di terra e di scoprire reperti al tavolo archeologico. Proseguendo negli studi, Emma imparerà ad autenticare i reperti e a individuare altri cumuli di terra. Saprà inoltre di seppellire i reperti senza danneggiarli. Brava! E Leonardo, dov'è finito? Ma cos'è successo? Perché sei qui? Sei a disagio? Perché? Fitta di gelosia di nuovo. Tu adesso sei entrato nella giungla? Eh sì, mi sa proprio di sì. O sei uscito? Aspettate, non capisco. No, no, sei dentro. Sei dentro e vediamo cosa puoi fare. Qui cosa c'è? C'è qualcosa che si può controllare? No? Da questa parte, wow, comunque guardate che bello, c'è questo ponte sospeso e praticamente qui non mi sembra che ci sia altro, almeno per il momento. Attenzione, qua c'è un biscio, c'è un serpentino, c'è qualcosa, e lui intanto è qua che sta, si sta rilassando. Intanto Emma cosa ha trovato? Durante gli scavi nel sito archeologico Emma ha trovato un ammasso di terra a forma di reperto. Ok, io direi che devi andare da Leonardo. Quindi qua cosa abbiamo? No, non si può fare niente. Quindi a questo punto io quasi quasi entrerei. Attraversa con Leonardo. Vediamo. Così facciamo entrare anche lei. Sono un sacco di cose da scoprire, tanti posti sono nascosti. Non avendo avuto The Sims 3, non conosco. Cosa c'è? Usa il bagno, ok. Non conosco. Ok, eccoli qua. Non conosco, come ad esempio, c'era sempre l'avventura nella giungla nei tempi, se non ricordo male, in The Sims 3 o comunque qualcosa del genere. Io non avendoci mai giocato, praticamente per me questa è veramente la primissima volta. Guardate che carino, dai, dagli un bacio allora. E no, proponi le nozze, no, è romantico. E facciamo, dai, fai fichi fichi nel cespuglio, che così lui è contento. E poi raccogli, osserva l'albero di avocado, prendi un campione per il microscopio e poi raccogli. Questa è una pianta di avocado, fantastica. Facciamolo fare magari anche a Leonardo. Raccogli ed osserva. Un vetrino è stato inserito nell'inventario di Emma, che può usare il microscopio per analizzarlo. Molto molto bene. Poi vediamo se c'è altro, altrimenti andiamo sul ponte. Mi sa di no, mi sa che qua bene o male abbiamo controllato tutto. Qui e fai un pisolino, fertilizza, ok. Dai, non avete fatto fichi fichi alla fine, quindi
fai fichi fichi con Emma. L'albero di avocado è di tipo selvatico. Ok. Poi li mandiamo sul ponte, poi magari chiudo quell'episodio, anche perché mi sa che è durato davvero tanto, seguendo tutto passo passo, non avendo praticamente ancora giocato. Il tutto sta andando un po' più lento, però voglio farvi vedere, ci tengo a farvi vedere com'è questo nuovo game pack, che davvero mi incuriosisce tanto e fino adesso mi sta piacendo davvero molto, perché ci sono un sacco di cose da scoprire. Ottimo, così almeno lui è più contento. Tra l'altro avete bisogno di andare in bagno. Esatto, ci ho fatto caso adesso, quindi magari prima di andare sul ponte io direi di andare in bagno. Basta, vai in bagno. Non puoi? Ah, ok, nel cespuglio. Lo puoi fare nel cespuglio, fertilizza, vai. Ok, sta facendo i suoi bisogni, perfetto. Dopo fatto questo direi di andare appunto sul ponte. Ecco qua, vediamo se possono andare. Vai qui insieme, anzi, vai qui insieme. Leonardo sembra avere dei visitatori inattesi, dei ragni. Aiuto! Guardate quanto è grande questo serpente, aiuto! E qua invece lui si è preso dei ragni, dei visitatori, non venendogli in mente alcun sistema per sottrarsi ai loro morsi senza repellente per ragni. A portata di mano sembra che Leonardo debba rassegnarsi a sentirli zampettare, arrampicarsi e ogni tanto mordere il suo corpo. No, poverino, non ce l'hai più il repellente? No, l'hai usato prima, è vero. Lei però l'ha comprato forse, eccolo qua. Quindi adesso che l'abbiamo passato a lui, io direi di... Non puoi utilizzarlo. Si era interrotta la videocamera, quindi non so fino a quando ha registrato. Comunque sto mandando di là, sto facendo attraversare il ponte a Leonardo. E guardate che bravo, che coraggioso, senza problemi l'ha fatto tutto. E Emma si trova già da questa parte. E niente, io direi di fermarci qui. Nel prossimo episodio scopriremo ancora cose in più dedicate alla giungla. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questo nuovo game pack, se l'avete già acquistato, se ci avete già giocato, come vi è sembrato. Se avete qualche consiglio da darmi, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mettete un bel pollice in su a questo video per supportare la serie e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo presto. Ciao!